Il Crescent non, ci sono sempre novità, l'ultima novità l'ho appresa in questi giorni dai mezzi di comunicazione, veramente una notizia che mi ha fatto accapponare la pelle, perché un quotidiano di una tale portata come il ben noto quotidiano, il più importante quotidiano del Sud, dedica una intera pagina a un condominio privato, facendo sottintendere che praticamente questo condominio porterebbe dei benefici economici alla collettività, addirittura porterebbe dei posti di lavoro. Io penso in tutta onestà che un siffatto modo di fare informazione pubblica sia assolutamente non corretto, sia assolutamente dannoso soprattutto per l'intelligenza di noi cittadini che dobbiamo subire questo tipo di informazione, o meglio disinformazione. Perché? Perché come voi sapete su questo condominio privato ci sono varie indagini sia sulle opere pubbliche che sulle opere private, ci sono dei procedimenti penali, insomma c'è un grande caos e come modestamente noi pensiamo da un punto di vista tecnico-giuridico la situazione, contrariamente a quanto si tenta di far passare all'opinione pubblica, non è assolutamente sanabile. Ma il problema dell'informazione è un problema che in questo paese, noi ci riferiamo a Salerno perché operiamo qui nella Campania, ma in tutta Italia è un problema delicato, è un problema fondamentale per la nostra democrazia. Io col gruppo Rousseau noi stiamo cercando di mettere in atto dei meccanismi per garantire in questa città, la città di Salerno, una comunicazione, una informazione democratica e paritaria, perché non è giusto che solo alcuni hanno la possibilità di dire la loro opinione, o meglio fare propaganda, mentre la maggioranza degli altri cittadini, di gruppi, di comitati, di associazioni non ha assolutamente modo di rendere pubblica la propria opinione. E questo perché è importante? Perché mi rendo conto che quotidianamente avverto che la cittadinanza, nonostante questi vari bombardamenti mediatici, non ha ancora compreso la realtà vera di questa città, ovvero sia pensa a cose futili, ma le cose importanti vengono sottaciute. Come tutti voi, anch'io dai mezzi di comunicazione, dalla stampa, ho appreso che il GIP avrebbe rigettato l'istanza di sequestro dell'opificio, anche parzialmente. Da un punto di vista tecnico-legale è un dato scontato. Perché? Perché quell'opificio è sprovvisto di AIA, è sprovvisto di autorizzazione integrata ambientale. Chiaramente nemmeno un giudice penale può andare contro la legge, e venendo meno, o meglio inesistendo dall'inizio, questa autorizzazione integrata ambientale, l'opificio chiaramente non può essere riaperto. Io da governatore, da amministratore, da sindaco della città di Salerno, da tante istituzioni che operano sul territorio, mi preoccuperei di questa gravissima problematica. Chi amministra, chi governa ha il dovere di risolvere questa problematica, ma io vedo solo chiacchiere al vento che riguardano le cose più disparate, le cose fantasiose, ma chiede a tutte le istituzioni per questa problematica di trovare un metodo
di concertazione, quindi di sedersi a tavolino tutte le istituzioni con le parti interessate per dare una ipotesi concreta delocalizzativa. Un dato è certo, in quel sito le fonderie non hanno più ragione d'esistere e non possono più esistere, coesistere con l'habitat, col territorio, con le persone che vivono nelle immediate vicinanze. Su questo ci stiamo attivando in maniera molto, molto decisa. Da circa un mese abbiamo preparato con un nostro attivista un'istanza al Comune di Salerno. Non so se ricordate le problematiche degli allagamenti del centro storico di Piazza Portanova, periodo di febbraio-marzo 2016. Abbiamo chiesto appunto da circa un mese al sindaco di rendere pubblico a tutta la cittadinanza, perché la cittadinanza ha il dovere e il diritto di sapere che cosa accade nel proprio territorio. Abbiamo chiesto di rendere pubblici gli atti della commissione costituita per gli allagamenti, ma sino ad ora a noi non risulta né alcuna risposta, né risulta che il sindaco e gli organi preposti abbiano pubblicizzato queste circostanze. I cittadini hanno diritto di sapere. Proprio oggi abbiamo tenuto con il nostro gruppo e soprattutto con gli esperti in materia ambientale e con il geologo, l'attivista geologo Alberto Alfinito, abbiamo avuto il piacere di riunirci alla presenza della professoressa Albina Colella, un ordinario di geologia dell'Università della Basilicata, ben nota in materia di difesa dell'ambiente, difesa del territorio, soprattutto in Lucania, dalle perforazioni petrolifere. Ebbene, abbiamo fatto un cronoprogramma per stabilire un po' tutti i corsi d'acqua che insistono nel territorio, nella città di Salerno, e di vedere e di verificare un po' com'è l'andamento e com'è la situazione manutentiva delle zone fluviali. La professoressa Colella, lo ricordo, è esperta soprattutto in materia di foci dei fiumi, dei torrenti, quindi ci potrà dare una grande mano. Tutta questa nostra attività è fatta chiaramente solo ed esclusivamente nell'interesse della nostra città e nell'interesse di tutta la cittadinanza salernitana.